Lorenzo Di Grazia si appresta a diventare un nuovo giocatore del Teramo. Ieri pomeriggio l'incontro con il calciatore che attualmente è sotto contratto con l'Ascoli, ma la scorsa stagione ha indossato la maglia della Maceratese. Nel giorno in cui il diavolo saluta dopo 5 stagioni Alessandro Di Paolo Antonio, che va alla Ternana, chiude praticamente la trattativa per quello che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe diventare il suo naturale sostituto. De Grazia, classe 1995, può rappresentare un jolly per il Teramo dalla mediana in avanti, perché sa adattarsi anche come uomo a ridosso della prima punta, oltre a essere un'ottima mezzala. Molto probabile che il giocatore ora rescinda il contratto che lo lega all'Ascoli per poi essere libero di accasarsi senza problemi al Teramo che lo attende, ma che nel frattempo, dopo Calore, Milillo e Paolucci dal Pescara, accoglie anche Cristian Mentola, che da ieri è ufficialmente biancorosso. Di fatto è stata la primissima trattativa intavolata dalla società, ma che si è concretizzata formalmente solo ieri. Ventola, anche lui ex maceratese, arriva dal Pescara e potrebbe ritrovare proprio l'ex compagno di squadra De Grazia già nel ritiro che scatta sabato dal Fedena. La vera sfida adesso riguarda Matteo Chinellato. Sarà un testa a testa con il Padova, che al Teramo ha appena soffiato Roberto Candido per accaparrarsi l'attaccante libero dopo l'esperienza a Como. I biancoscudati offrono di più a livello economico e la prospettiva di rimanere vicino alla sua Treviso. Il Teramo, dal canto suo, ha avuto un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage per presentare le linee guida del progetto che girerà molto anche attorno alla sua figura di realizzatore. Non è una strada affatto semplice ed ecco perché il diavolo pensa anche a possibili alternative in caso di risposta negativa. Una situazione che potrebbe essere più chiara nella giornata di oggi, quando Chinellato, che si è preso qualche ora per riflettere, potrebbe decidere del suo futuro. Intanto si lavora per gli addii, qualche piccolo intoppo per Sansovini, ma era una condizione abbastanza prevedibile. Sono tanti ancora gli elementi che non fanno parte del progetto e che il DS Giorgio Repetto cercherà di convincere a trovare quanto prima un'altra sistemazione.